Amici di LS Video Produzioni, buongiorno e buona domenica. Ci troviamo in diretta a Orroli per seguire la festa di San Nicola. Sta proprio per arrivare il santo in questo momento. Ci troviamo in compagnia della vice sindaca di Orroli, Anna Pizzalis, con la quale commenteremo l'arrivo del santo e proveremo anche a ricostruire le tracce storiche di questa festa, che affonda le sue radici nel borgo storico su Brigenau de Santo Nicola. Corregga se sbaglio. Perfetto, siete ecco. Stati bravi. Sì, che è il nucleo storico del paese, che appartiene alla rete dei borghi autentici d'Italia. Quando nasce la festa di San Nicola storicamente e perché è così sentita la devozione a San Nicola in questo paese? Allora, qua intanto benvenuti davvero nel nostro borgo autentico. Noi facciamo parte della rete di borghi autentici d'Italia. Adesso qua, dove vedete, sta entrando la processione, inizia proprio il centro di primo insediamento, che è il rione più antico di Orroli, il rione di San Nicola. Un rione che nasce e si sviluppa intorno al suo nuraghe omonimo, perché abbiamo anche un nuraghe di San Nicola. Ma la particolarità di questo rione è la sua chiesa, una chiesa antichissima che appartiene al V secolo d.C., forse azzardiamo a dire una delle chiese più antiche della Sardegna. Una chiesa che nasce su un insediamento nuragico. Ecco, nel 1996 infatti Mario Sanchez, a cura della soprintendenza, hanno fatto questo straordinario scavo, quindi hanno smaltellato il pavimento e i risultati sono stati straordinari. Ha restituito praticamente delle informazioni che forse volevamo, ci attendavamo, praticamente continuità abitativa dal periodo nuragico fino ai giorni nostri. Abbiamo poi uno studio particolare che la nostra esperta, che è Maria Antonietta Orru, e la ringraziamo di cuore, perché tutto quello che noi sappiamo sui borghi lo dobbiamo a Maria Antonietta Orru. E pare proprio sia dallo studio della ricerca in archivio di Stato di Cagliari e anche di Barcellona, abbiamo notizia storica che Orroli fino al 1348 vive, poi abbiamo un vuoto. Dopo la peste per 60-65 anni non c'è segni di vita in questo piccolo centro e rinasce dopo questo periodo. Quindi diciamo che noi oggi compiamo 600 anni, ecco, oggi è il nostro compleanno in questa occasione di San Nicola 2018. Una festa molto sentita, una manifestazione anche di grande devozione popolare, ma che, come sempre accade in questi casi, si configura anche come un'occasione di promozione turistica del territorio. In questo senso, appartenere alla rete dei borghi autentici d'Italia per voi è un grosso vantaggio. Come lo state sfruttando e come state pianificando anche lo sviluppo turistico del territorio, appunto alla luce anche di questa appartenenza? Diciamo che stiamo cercando come amministrazione di mettere a regime quelle che sono le straordinarie cose, chiamiamo a livello culturale. Ieri e anche oggi abbiamo in essere il secondo festival della civiltà nuragica. Oggi ci proiettiamo invece che in questa parte medievale affascinante, perché San Nicola è una festa sentita da antichissima, perché già dagli scavi sono stati rinvenuti dei piccoli oddio, mi sfugge adesso il nome. Siamo in diretta, quindi può capitare una defiance mnemonica. No, abbiamo proprio del pare che sin dall'antichità questa piccola chiesa fosse quasi ritenuta un santuario, perché sono stati rinvenuti degli ex voto in ceramica. Oggi invece li ritroviamo in cera sulla parte destra della nostra chiesa, all'ingresso, ed era un santo ai quali ci si invocava proprio per i riconosciuti poteri taumaturgici che aveva San Nicola di Bari. Ecco, stanno sfilando in questo momento i trattori addobbati, gruppi folk, gruppi in costume medievale. Quanti sono le associazioni coinvolte in questa edizione della festa? Allora, in questo momento, proprio per non sbagliare, non voglio essere, sono tantissime, però abbiamo delle ricerche dove a memoria d'uomo si parlava di addirittura 100 cavalli, 40 giochi di buoi, una festa sempre sentita che in passato ha avuto un attimo di
come dire, ha perso un po' di entusiasmo. Poi invece grazie alla Proloco, grazie all'impegno della Proloco, grazie anche all'essere entrati all'interno di un circuito culturale così importante come i Borghi Autentici, oggi San Nicola forse è una delle feste più carine che abbiamo, è anche particolarmente sentita. Intanto è molto bella perché fa rivivere il nostro centro storico. Ecco, insieme a lei, vice sindaca, ci sono anche due giovanissime guide che oggi accompagneranno i turisti, insomma i visitatori, alla scoperta del borgo storico di Orroli, un progetto che, se non ricordo male, è un progetto di formazione scuola-lavoro. Sì. Vogliamo sentirle queste ragazze per sapere se sono pronte, se sono preparate. Avete studiato? Sì. Ecco, allora, come vivete voi così giovani, insomma, questa festa, questa tradizione così antica del vostro paese? Allora, è una bellissima tradizione, abbiamo l'occasione di poterla vedere. Noi stiamo usando questa occasione, la stiamo sfruttando perché sì, facciamo scuola alternanza lavoro, però allo stesso tempo stiamo vivendo come lo vive il paese, anche se noi non siamo di questo paese, però abbiamo questa occasione ed è veramente molto bello. Una festa molto sentita, anche lei e la collega, siete alla stessa scuola? Sì, sì. Come vi siete preparati a questa, cosa avete studiato per prepararvi a questo appuntamento? Abbiamo studiato un po' la storia della chiesa, del nuraghe e del paese in generale, dall'inizio fino ad oggi, per scoprire un po' come è stato. Si prevederà sicuramente in serata un flusso sempre maggiore di visitatori. Com'è vissuta dai paesi del circondario, ai paesi vicini, questa festa? Mi sembra che ci sia una grande partecipazione proprio a livello anche religioso, perché verso la devozione, diciamo, da San Nicola. Sì. Infatti, in passato questa era la festa dove c'era una maggiore partecipazione da parte dei paesi proprio limitrofi e non, proprio per i poteri che venivano attribuiti al santo. Poi ci sono anche quelli un po' più leggeri, perché pare che San Nicola avesse lasciato in dote a queste tre fanciulle e quindi da qui nasce un po' la leggenda, la curiosità, che pare che San Nicola favorisca i matrimoni. Quindi le fanciulle in età da marito, le donne magari più piccole in età da marito, scuotevano il santo e confidavano in questa benevolenza del santo. Gli ex voto conservati sono tantissimi, dove si possono ammirare? Allora, la vetrina praticamente degli ex voto in cera è presente sempre all'interno della chiesa di San Nicola. Noi, infatti, quest'anno abbiamo la fortuna di avere i ragazzi ospiti, quindi facciamo davvero un progetto e soprattutto loro un'esperienza di alternanza scuola-lavoro efficace, mirata a quello che poi sarà il loro futuro di lavorare in questa splendida regione, quindi promuoverla a livello turistico. Stavamo lavorando ad un gemellaggio con un comune che festeggia come noi San Nicola di Bari. Quest'anno non siamo riusciti a portarlo a buon fine con il comune di Calascio, provincia dell'Aquila. Un comune in provincia dell'Aquila dove è stato girato Il nome della rosa. E confidiamo che dal prossimo anno si inizino a fare anche queste collaborazioni qua, sempre all'interno del circuito di Borghi Autentici d'Italia. Ecco, la processione si sta dipanando, snodando lungo le vie del paese. Cosa succede adesso? Cosa stiamo per vedere? Allora, adesso praticamente il santo che è uscito con l'obriere, come ogni anno c'è un obriere, naturalmente di sesso maschile, come che gestisce un po' quella che è la festa religiosa e anche civile. Si partono dalla chiesa di San Nicola e poi attraversano il paese, dalla circonvallazione, ripercorrono poi la via Roma per ricondursi poi al sagrato della chiesa. Una volta arrivati al sagrato della chiesa, il sacerdote darà una benedizione e lì poi inizia la funzione religiosa. E intanto però poi all'esterno, sia nei cortili che nelle strade, possiamo vivere quella che è un po' sia l'economia, sia il lobbismo, sia la passione delle persone.
persone di Oroli che espongono un po' i loro prodotti, abbiamo molto street food, quindi abbiamo la possibilità di mangiare, di vivere, di assaggiare, di vivere una giornata calda, accogliente all'interno del nostro borgo. Tra l'altro ci sono numerose eccellenze in campo agroalimentare in questo paese. Allora, noi in primis, diciamo, non lo so se possiamo fare nomi, cognomi, però abbiamo i pani che sono il pane... Il grano senatore Cappelli. Il pane del grano senatore Cappelli, che diciamo che è la nostra grande eccellenza ed è un nome che sta davvero portando grande lustro ad Oroli, come altri prodotti di dolci, di paste, perché diciamo che ultimamente ci si sta un po' proiettando a cercare di valorizzare davvero questo agroalimentare di qualità, anche perché noi siamo paese longevo, abbiamo la fortuna nel 2010. Paese dei centenari. Ce ne sono tanti paesi di centenari, ma noi vantiamo proprio l'aver avuto Giovanni Frau, che è vissuto fino a 112 anni e mezzo, che nel 2002 ci ha permesso di prendere Guinness a livello europeo come uomo più anziano d'Europa. Bene, rullano i tamburi, io direi che possiamo ringraziare sicuramente la vice sindaca Anna Pizzalis per il prezioso contributo, le sue giovanissime collaboratrici, le due guide che poi accompagneranno i turisti lungo la processione e poi durante le manifestazioni che si succederanno nel corso della serata. Io direi che a questo punto possiamo lasciare spazio ai suoni e alle immagini dal vivo, grazie alle riprese e alla regia di Sergio Trastus, che in questo momento sta effettuando le immagini per voi. Continuate a seguirci su SV Video Produzioni in diretta qui da Oroli per il resto della giornata. Grazie a tutti per la vostra attenzione e buon proseguimento.
benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.